Ciao a tutti da Vittorio, in questo video voglio soffermarmi su una cosa che è successa questa settimana che vi deve far capire un po' il problema dell'ambiente bianco-celeste. Il problema è nato da Simeone, perché l'agente di Simeone ha detto che quest'estate il suo assistito era stato inseguito dalla Lazio. Sappiamo benissimo che poi Simeone è andato al Napoli e da quel momento sono uscite tantissime voci sul perché Simeone non è andato alla Lazio. Premessa, io l'ho detto dai tempi in cui Simeone era alla Fiorentina, che io avevo preso Simeone al volo e sarebbe stato un ottimo acquisto per la Lazio, sarebbe stato perfetto vice Ciro Immobile. Ma non sono io il direttore sportivo e infatti Simeone non è arrivato alla Lazio. Ma non è questo quello di cui voglio discutere. Voglio discutere che in questi ultimi 10 giorni sulla vicenda Simeone Lazio ne sono uscite di ogni, e questo deve far capire come purtroppo l'ambiente Lazio sia telecomandato. C'è chi dice una cosa per proteggere il militare, c'è chi dice una cosa per proteggere invece Maurizio Sarri, e questo non fa altro che creare un problema, fare il male della Lazio. Perché all'inizio abbiamo visto che qualcuno ha tirato fuori che Simeone era stato bocciato da Maurizio Sarri. Sarri non voleva un vice immobile perché diceva che la Lazio era già a posto così. C'era Felipe Anderson, è arrivato Cancellieri, la Lazio non aveva bisogno di un vice immobile. Lo stesso Sarri ha smentito dicendo che lui ne avrebbe presi 50 di vice immobile, ma ovviamente le possibilità economiche della Lazio erano limitate e quindi non si è potuto prendere Simeone. Ma non è finita qui perché dopo un paio di giorni è uscita un'altra voce ridicola. Infatti è uscita la voce che era stato Ciro Immobile a non voler Simeone. Ciro Immobile avrebbe detto alla Lazio: non prendete Simeone perché io non sono contento se mi prendete un vice così forte. Una notizia uscita proprio questa settimana che deve far riflettere soprattutto per due cose. La prima è Ciro Immobile, che è una persona molto tranquilla, educata, rispettosa, secondo voi va a dire non mi prendete un giocatore per entrare in competizione? Non è proprio lo stile di Ciro Immobile. E secondo è, Immobile è un capitano, un giocatore importante, ma se una società si fa ricattare da un giocatore vuol dire che la società non ha carattere e che non si andrà da nessuna parte. Anche questa voce è stata smentita perché assolutamente, a parte che Ciro Immobile non ha potere decisionale da questo punto di vista, ma Ciro Immobile non è assolutamente il tipo da dire che non vuole un vice nella sua squadra, non vuole un giocatore di questo livello con cui competere. Anzi, e quindi abbiamo visto che c'è chi ha accusato Sarri, c'è chi ha accusato Ciro Immobile, nessuno ha detto la verità, nessuno ha detto come sono andate le cose per, diciamo, difendere il direttore sportivo che sta da anni a Roma e ormai ha stabilito un rapporto particolare con alcuni giornalisti. La verità su Simeone alla Lazio è che la Lazio ci ha pensato pochissimo, non c'è stata una trattativa, c'è stato solo un sondaggio per sapere se il giocatore era sul mercato. E il giocatore ovviamente era sul mercato perché è andato al Napoli. Ma la Lazio non ha preso Simeone per il solito motivo. Motivo economico. Simeone è andato al Napoli per 3 milioni di prestito oneroso più 12 di riscatto, un totale di 15 milioni di euro. Una cifra che la Lazio non aveva, una cifra che la Lazio non avrebbe mai tirato fuori per una riserva. E questa la realtà, e questo è il motivo, l'unico motivo per cui Simeone non è andato alla Lazio, perché il Napoli ha fatto un'offerta importante, perché dall'altra parte la Lazio non poteva minimamente pareggiare quell'offerta. Simeone è un giocatore che avrebbe fatto benissimo alla Lazio, è un giocatore che a Sarri sarebbe interessato perché avrebbe avuto un'opzione in più, è un giocatore che io non credo avrebbe avuto problemi con Ciro Immobile, sono tutti e due combattenti, sono tutti e due uomini squadra, secondo me Ciro Immobile, che è andato bene con chiunque, sarebbe andato d'accordissimo anche con Simeone. E poi c'è da dire un'altra cosa, perché qualcuno dice che la Lazio ha scelto Cancellieri al posto di Simeone. Non è proprio così. Cancellieri, e l'abbiamo detto già dalla scorsa estate, è stata un'occasione, è stato un favore da fare a un amico. Perché lo sappiamo benissimo, Cancellieri non era nei programmi della Lazio. Semplicemente il Verona, che è una società amica della Lazio, aveva bisogno di chiudere
la stagione precedente con un bilancio inattivo e gli servivano quegli 8 milioni di cancellieri. La Lazio ha fatto un favore al Verona, squadra amica, sperando poi di trarne ulteriore vantaggio. La Lazio ha preso Cancellieri sperando poi di poter prendere Ilic dal Verona a un prezzo più basso. Poi le cose non sono andate così e la Lazio si è ritrovato con Cancellieri in mano e senza Ilic. Però non era nel piano della Lazio quello di prendere Cancellieri come vice immobile, ma è stato un'occasione perché Tare giudica Cancellieri uno degli italiani più interessanti e un favore fatto a una società amica. Qualcuno griderà lo scandalo. La realtà è che nel calcio moderno ci sono tante squadre amiche e ci sono tante squadre che fanno scambi o fanno affari così. Per cui non è la Lazio l'unica. Stiamo vedendo adesso con le plusvalenze, no? La Juventus ha invischiato tante altre squadre in questo circolo vizioso a conferma di come la Juventus avesse rapporti di amicizia con altre squadre. Bene, la Juventus ce l'ha con 5-6 squadre, la Lazio ce l'ha col Verona. E Verona ha chiesto aiuto per piazzare Cancellieri e aggiustare il bilancio. La Lazio è intervenuta prendendo il giovane italiano e sperando poi di prendere Ilic. Poi Luis Alberto non è andato via, la Lazio non ha avuto i soldi per prendere Ilic e la trattativa sappiamo com'è finita. Cancellieri, che comunque è un buon giocatore, può diventare il vice immobile del futuro? Beh, ce l'auguriamo tutti perché la Lazio ha fatto un investimento non da poco, 8 milioni per una società come la Lazio non sono uno scherzo e quindi ci auguriamo tutti che Cancellieri diventi il vice immobile. Sicuramente è un giovane interessante, è un esterno interessante, ma al momento non è ancora il vice immobile o almeno non è un attaccante, un centravanti da squadra che lotta per la Champions League. La Lazio ha deciso di fare questo investimento per aiutare il Verona. Vedremo, magari quest'estate succederà qualcos'altro, magari il Verona girerà qualche altro giocatore alla Lazio, staremo a vedere. Però, tornando alla vicenda Simeone, non credete alle fregnacce che leggete, l'unico motivo per cui la Lazio non ha preso Simeone è un motivo economico. La Lazio non poteva permettersi di comprare il figlio del Ciolo Simeone e infatti è andata al Napoli e non alla Lazio.